Carissimi, bentornati in un altro splendido incontro biblico, splendido non per chi lo fa, ma per l'oggetto del contenuto, perché il Vangelo è sempre una cosa meravigliosa. Io stesso, penso di averlo detto altre volte, quando faccio questi incontri sono altamente contento, perché anche per me, ecco, rivedere, ripensare, ricontemplare un po' il Vangelo è sempre una grandissima gioia, perché non è mai abbastanza quello che noi conosciamo e meditiamo sul Vangelo. Allora, l'incontro di questa sera sarà in due parti, in teoria, bisogna vedere se in pratica dove ci porta il nostro Signore. La prima parte, i Vangeli di secondo Luca riguardanti la risurrezione. La volta scorsa, vi ricordate, era poco prima di Pasqua, abbiamo fatto la passione secondo Luca, ora stiamo nel tempo di Pasqua, c'è la risurrezione. Poi dobbiamo tornare un pochino indietro, perché la seconda parte del Vangelo di Luca, quello sul lungo viaggio di Gerusalemme, ne abbiamo visto solo una parte, perché incombeva la necessità di vedere la passione, no? Quindi è un percorso un po' avanti, indietro, ritroso, ma fa niente, insomma, come Dio vuole. Tanto il mese prossimo ci sarà un altro incontro dove speriamo di riuscire a concludere tutto. Allora, alle mie spalle vedo un pochino di slides. Prima ci rivediamo un attimo un pochino insieme. E come sempre noi vediamo il Vangelo, e qui i racconti di Luca sono tutti quanti, praticamente quasi tutti quanti, i suoi particolari. Quindi vedete che proprio oggi scrivo un articolo sul settimanale di Padre Pio, dove facevo riferimento alla rivelazione, al Nuovo Testamento, no? La Chiesa stessa insegna che il Vangelo è quadriforme. Quindi, perché queste quattro sfaccettature ci presentano un'immagine completa. È chiaro che gli evangelisti accentuano alcuni aspetti in funzione, punto primo, della fonte. Ricordiamo sempre che dietro San Luca c'è San Paolo, quindi le cose che San Luca scrive risentono dell'impostazione, dell'influsso della predicazione paolina, e anche dietro, questo impariamolo sempre, le comunità a cui quei Vangeli sono destinati. San Luca scrive per i pagani, San Paolo predicava ai pagani, non principalmente agli ebrei. E quindi sempre dietro queste lenti, come queste che portiamo, chi di noi porta gli occhiali, dobbiamo leggere gli episodi. Allora, qui ci abbiamo i due uomini in veste sfolgorante. Chiaramente chi di voi che è tanto bravo viene a messa abbastanza spesso, frequentemente, queste cose le ha già in parte sentite, soprattutto nell'ottava di Pasqua con i racconti della risurrezione, no? Poi vengono detti i nomi delle donne, vi ricordate? Già abbiamo incontrato le donne è un tema caro al Vangelo di San Luca. Dicevano che San Paolo era maschilista. Allora, tutti quanti i racconti sulla Madonna stanno tutti nel Vangelo di Luca. I nomi delle discepole di Gesù stanno solo nel Vangelo di Luca. La conversione di Maria di Magdala sta solo nel Vangelo di Luca. Solo San Luca riporta i nomi di tutte quelle dettagliate, tutte quante le donne che vanno al sepolcro. San Paolo è maschilista. Vabbè. Il celeberrimo episodio dei discepoli di Emmaus, questo l'abbiamo letto durante l'ottava di Pasqua, l'abbiamo commentato. Un episodio veramente bellissimo e molto edificante. Poi abbiamo Gesù risorto che mangia il pesce. Avremo modo, insomma, di... Questo è un particolare che soltanto Luca ci riporta. Se l'anno prossimo andremo in Terra Santa, uno dei posti più belli di tutta la Terra Santa, c'è comodo Alessandro. E qua sapete qual è? È stupendo. È il posto dove c'è una chiesetta. Perdonate questa cosa un po'. Dove c'è, si venera la pietra dove Gesù stava arrostendo i pesciolini che poi si è mangiato pure lui, apparizione sul lago di Tiberiade. E lì, proprio sulla sponda, ci sono, non mi ricordo se 3 o 4 cuoricini a forma di pietra che si vedono da sotto l'acqua. È uno dei posti, io soltanto che ci penso già, ecco, arrivato in estasi cosciente, no? Bello proprio. Ecco, la Galilea in Terra Santa, Gerusalemme, ma la Galilea, chi va in Galilea ci lascia il cuore. Ecco, vabbè.
luoghi dove Gesù è vissuto, dove è cresciuto, quindi, e dove ha predicato, insomma, no, poi a Gerusalemme passati guai, certo, c'è pure passato la gloria della risurrezione, però la Galilea, chi può venire in Terra Santa non si lasci, non c'è mai stato, non si lasci perdere quell'occasione, perché io quando penso alla Terra Santa, ragazzi, vabbè, parliamo del Vangelo di Luca. E poi Gesù apre la mente alla comprensione delle scritture. E poi il Vangelo che ci sentiremo tra, dunque, quinta, sesta, tra tre domeniche, che è l'ascensione. San Luca chiude il Vangelo con la descrizione sintetica dell'ascensione. Ecco, adesso ci riandiamo a gustare questi piccoli brani, cercando di cogliere, insomma, di qualche commento circa la loro peculiarità, ecco, sapendo che li abbiamo già, insomma, ampiamente visti durante la settimana in albis e il tempo di Pasqua. Allora, numero 1, il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba portando con sé gli aromi che avevano preparato. Si recarono alla tomba le donne, detto prima, che erano venute con Gesù dalla Galilea e che seguivano Giuseppe. Poi più avanti, come vedremo, farà i nomi. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, si dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole. Allora, durante il tempo di Pasqua, se vi ricordate, io tante volte ho cercato di far cogliere il messaggio fondamentale di questi eventi. Lo ripetiamo un'altra volta: la risurrezione di Gesù non l'ha vista nessuno, neanche la Madonna. La Madonna è stata la protagonista dell'incarnazione, ma non ha visto il fatto non c'era il sepolcro. Però la Madonna è stata l'unica che ha visto Gesù senza preliminari. Nessuno ha visto Gesù risorto senza prima questi preliminari. Le donne vedono sepolcro vuoto con la pietra rotolata via. Un altro Vangelo ci dice che la pietra è stata rotolata via, cioè vedono proprio gli angeli che rotolano via la pietra per fargli capire che non era stato Gesù, capite, che quindi che Gesù era uscito a porte chiuse, ecco, non qui però. E poi gli angeli che gli annunciano, gli dicono: è risorto, ricordatevi le parole che vi aveva annunciato, gli annunci della passione, i tre annunci della passione, che doveva andare a Gerusalemme, morire e risuscitare. Questo, come vi ho accennato, per far capire che la risurrezione è una realtà a cui si accede mediante la fede. La fede viene dall'ascolto. La Madonna non ha avuto preliminari, perché lei non ha mai dubitato che Gesù risorgesse, perché quella parola ci aveva creduto. D'accordo? E non c'era bisogno, vedete, la tomba vuota non è la prova della risurrezione. Perché la tomba è vuota? E ricordate che Maria di Magdala, anche la grande Maria di Magdala, questo ce lo dice San Giovanni, se Dio vuole lo vedremo l'anno prossimo nel Vangelo di San Giovanni, ci dice che Maria di Magdala va lì tutta che piangeva, cercava Gesù, e va a dire: l'hanno rubato. La tomba vuota non significa che è risorto, potrebbero averlo rubato, capito? Potrebbe qualcuno ha forzato la pietra, l'ha rotolata, per quanto fosse, ha fregato il corpo. Quindi questo ci fa comprendere come la fede, noi andiamo a messa, che cos'è l'ostio dopo la consacrazione? Rimane sempre ostia o è il corpo di Cristo? Accomodiamoci, d'accordo? E vediamo quello che pensiamo. Questa è la fede. Quindi la risurrezione è un evento fondamentalmente di
fede. Ecco perché gli evangelisti tutti descrivono sempre questi particolari. Attenzione però, sentire un angelo, vedere direttamente la tomba vuota, è già una cosa grossa, perché le donne, sì, non erano grandi come la Madonna, nel senso che ci avevano creduto senza dubbio, però le donne erano state sotto la croce, questo sì. Le donne, durante la fanno una grandissima figura, molto migliore degli uomini. Ecco, non è un caso che almeno in Italia le chiese sono popolate principalmente di donne, di quelle che sono fedeli al Signore, con grande vergogna degli uomini. Io dico sempre, e quando si va in Terra Santa si vede, su questo Dio mi perdoni, ma noi cattolici, parlo da maschio oltre che da prete, siamo ancora inferiori ai nostri fratelli maggiori ebrei. Perché se uno va in Terra Santa, vede che gli ebrei osservanti, per gli uomini è un onore e un dovere dare culto a Dio. Le donne partecipano di questo onore degli uomini, quindi, cioè, capite? Mentre qua da noi, per gli uomini, vergogna ad entrare in chiesa, confessarsi, oh, sei matto, va la comunione, mamma mia, sta in chiesa troppo vicino, non stai, capito, troppo vicino alla porta, ma da vicino un po' troppo, per carità. Su questo ci abbiamo da fare un po' di mea culpa, ecco, vabbè. E quindi gli apostoli, capite anche che il nostro Signore è anche giusto oltre che buono, gli apostoli si erano squagliati da tutti quanti. Pietro aveva rinnegato, quindi Gesù gli vuole bene lo stesso, ma loro ricevono l'annunzio della risurrezione dalle donne, che sono le apostole degli apostoli. Questa è una grande mortificazione per gli apostoli. A quei tempi, qua ancora si lamentano le donne, niente da lamentarsi, ma a quei tempi era tanta roba, che le donne vengono a annunciare a me la risurrezione del Maestro. Capito? A me che sono uomo, che sono l'apostolo, io sono il Papa, capito? San Pietro, no? Allora, le considerano le chiacchiere. Tornate dal sepolcro, annunziano tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Ed ecco i nomi. Erano Maria di Magdala, Giovanna questa è la moglie di Cusa, abbiamo vista nel capitolo 8, amministratore di Erode, quindi... E Luca apostolo dice che la moglie di Cusa, amministratore, per dire, quella era una donna potente con un sacco di soldi, non era una poveretta, quindi una donnetta così, era una donna influente in Israele. E Maria di Giacomo è la zia per parte di San Giuseppe di Gesù, perché la madre si chiama di Giacomo, cioè di Giacomo, il cugino del Signore, detto nei Vangeli il fratello del Signore, quello che sarebbe stato il primo vescovo di Gerusalemme, no? Anche le altre che erano insieme lo raccontarono agli apostoli. Quelle parole parvero loro con un vaneggiamento e non credettero ad esse. Quindi né hanno creduto alle parole di Gesù, prima della passione, né alle parole delle donne, dopo la risurrezione. Qui c'è un piccolo cenno, nel versetto 12, a ciò che invece nel Vangelo di San Giovanni, lo vedremo l'anno prossimo, è raccontato per esteso. Pietro corse al sepolcro e chinato si vide le bende, solo le bende, e tornò a casa pieno di stupore per l'accaduto. In realtà insieme a San Pietro, come ci racconta San Giovanni, c'era anche San Giovanni. San Giovanni aspetta che entri Pietro. Pietro vede le bende e rimane stupito. San Giovanni entra e lui stesso nota, e vide e credette. Il primo degli apostoli, quindi San Giovanni, si è ripreso un po'. Vi dico queste cose perché comprendiamo, guardate, che nell'agire di Dio c'è una sapienza perfettissima, noi non sappiamo vederla, ma dignese un po' di niente. Quando saremo tutti quanti morti, che vedremo tutte quante le cose con gli occhi suoi, a Dio non si può di niente, si può solo che chiacchierà, ma secondo giustizia non si può di niente. Allora San Giovanni era scappato al Getsemani, però poi si era ripiato,
perché sappiamo con certezza dai Vangeli che stava con Maria sotto la croce, quindi è caduto come tutti gli altri, ma si è ripreso. E quindi anche lui, come tutti gli altri, perché era caduto, riceve l'annuncio della risurrezione dalle donne. Poi va al sepolcro, però è il primo a ricevere la luce per capire che da quello che vede capisce che è risorto, cioè c'è arrivato. Arrivarci è una luce, perché quella cosa l'ha vista anche San Pietro. Secondo voi cosa ha visto dentro il sepolcro? Quando io ho fatto tanti incontri negli anni passati sulla Sacra Sindone, c'è una seria possibilità. Allora, la Sacra Sindone presenta un'impronta, allora, che non è come quando tu, se io sono morto e tu mi metti un panno sopra, d'accordo, supponiamo sopra la faccia, lo mettiamo su, se tu lo apri ti viene una faccia grossa così, deformata, perché capite, il telo non è uno specchio, quindi se prendesse direttamente la faccia ti viene una faccia grossa così. Ma nella Sindone la faccia non è grossa così, c'è una faccia, come dire, deformata, ma una faccia con le dimensioni di un essere umano, capite? Perché? Perché l'impronta sulla Sindone non si è formata da questo, ma si è formata quando Gesù, con un fiotto di luce, ci è passato attraverso i sacrilini e è uscito. Quindi quando è risorto Gesù, scusate, faccio un po' l'attore, non è che si è slegato e ha fatto è uscito, no, ci è passato attraverso e i lini si sono, quindi trovando quel lino come se ci fosse ancora dentro, capite? Allora uno poteva pensare l'hanno tolto e l'hanno rimesso come stava, anche qua, capite? E uno può pensare questo ci è passato attraverso, è ancora glorificato, questo è risorto veramente. E San Giovanni è il primo che ci ha avuto la luce fra tutti gli apostoli. Perché? Perché dopo la caduta si è ripreso, è stato sotto la croce fino alla fine, capito? Questi sono piccoli squarci di luce che il Signore ogni tanto ci fa capire. Ecco perché dice il libro della Sapienza, che abbiamo finito di meditare l'Ore Sante, che noi non capiamo quasi niente di tutte le opere di Dio. Noi non possiamo contemplare, cioè, avete presente uno, voi sapete che esistono i trilioni adesso, no? Uno su trilioni di trilioni di trilioni di niente, praticamente niente. San Tommaso d'Aquino, che è stato uno dei più grandi conoscitori di Dio, diceva, questo ricordatevelo bene, in questo mondo noi dobbiamo ritenere che la massima conoscenza possibile che noi possiamo avere di Dio è essere coscienti che per quanto possiamo conoscere, pensare, dire di Lui, è niente in confronto a ciò che Egli è. Cioè, guardate che San Tommaso d'Aquino, fortuna che non ha bruciato tutte le cose, che voleva bruciare tutte le cose che aveva scritto, perché prima di morire ebbe una estasi mistica dove vide qualche cosa di Dio a quattro occhi. Volevano abbruciare tutto quello che aveva scritto. Fortuna che c'era Fra Reginaldo che ha detto che era piato per il sale, tutto fermo di tutti. Dice, no, ma tutto quello che ho scritto è paglia, Dio è infinitamente più grande. Noi siamo buoi e ci mangiamo la paglia, quello dietro per te, perché non l'abbiamo visto, cioè basta quello che hai scritto. Fortuna. Ma se voi sapeste quello che ha scritto San Tommaso, Dio lo conosceva abbastanza bene, cioè per quanto fosse una conoscenza di fede e intellettuale, però rimane vero questo, ecco, qui qualcosa scorgiamo, no? Quindi la perfezione assoluta delle opere di Dio, ecco. Poi c'è l'episodio celebre dei discepoli di Emmaus, che più o meno conosciamo tutti quanti, questi due che si affiancano non riconoscono Gesù. Questo è un tema tipico degli racconti delle apparizioni: tu lo vedi ma non lo riconosci. È un modo per dire che Gesù è lo stesso ma non è lo stesso. Quindi dopo la risurrezione sei lo stesso ma non sei lo stesso, ed è anche il modo per dire, San Paolo scrive nelle sue lettere, anche se noi abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne non lo conosciamo più così. Cioè, ed è anche, terzo punto, un modo per dire che tu a Gesù risorto ci puoi arrivare solo se Lui ti ci fa arrivare, solo se Lui si fa vedere, altrimenti no. E sapete, a questi li rimprovera, leggiamo soltanto una cosa, no? Voi sapete che dice chi è? Che è successo? Che è stato a fare? Dice,
Ma come che stiamo a fare? Ma solo tu non lo sai che stiamo a fare? Ma non sai che è successo che Gesù il profeta è morto a destra e a sinistra? Dice, veramente? Raccontami un po'. Dice, ma sì, ma lui era, dice, era un grande, dice, è venuto, dice, noi speravamo che fosse lui, versetto 21, a liberare Israele, ma sono passati 3 giorni. Però alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Sono andate al mattino al sepolcro. Hanno, non avendo trovato il corpo, sono venute a dirci di aver avuto una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri, vedete, alcuni, cioè Pietro e Giovanni, sono andati al sepolcro e l'hanno trovato, come avevano detto le donne, ma loro non l'hanno visto. E qui Gesù, attenzione a quello che dice, sciocchi, potremmo anche dire stupidi, ma non in senso offensivo, d'accordo? Perché Gesù ha detto che chi dice stupido a un fratello sarà sottoposto a un sinedrio, ma in senso descrittivo, perché lo sciocco o lo stolto nella Bibbia è chi non fa funzionare il cervello. Quindi sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. In che senso deve funzionare? Perché così capiamo anche come funziona la fede. Tu c'hai tutte le profezie dell'Antico Testamento, c'è il libro del profeta, questa è la Bibbia, non è come noi, e ci metto pure io tutte queste cose che vi dico le so perché so anni che sto in ascolto della parola, no? Ecco. Noi siamo tutti quanti ignoranti da un punto di vista biblico, ma gli ebrei no, gli ebrei la Bibbia la sapevano a memoria, la Madonna la Bibbia la sapeva a memoria. Ho detto tante volte, quando l'annunciazione, quello che l'angelo gli ha detto, dice guarda che nasce il Messia, quando lei ha detto sì, lo sapeva benissimo che quello sarebbe dovuto morire ricoperto di sangue, perché conosceva bene il profeta Isaia e se ricordava le profezie. Quindi gli ebrei, cioè ignoranzia non erat, ok? Cioè loro non c'erano l'ignoranza delle scritture, le conoscevano. Dice, ma tu sei scemo, ma non hai letto quelle cose lì? L'uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno dinanzi al quale ci si copre la pace, dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. Questo è il quarto canto del servo di Yahweh, che è venuto venerdì santo all'adorazione della croce, se lo ricorda. Che non la sai sta cosa qua? E non ci arrivi, te l'ho pure detto prima della passione, io devo andare a Gerusalemme, se compiranno in me le profezie sarò flagellato, coronato di spine, sarò morto, il terzo giorno risorgo. Allora stolti, quindi sciocchi e tardi di cuore, perché non è soltanto un problema intellettuale, è anche un problema di cuore. Perché la fede è qualcosa che coinvolge, dice la Chiesa. Voi sapete che il cuore nella Bibbia non è la sede dei sentimenti, La sede dei sentimenti nella Bibbia sono le reni. Io sono colui che scruta i reni e i cuori, dice Gesù. I sentimenti stanno qua. Nel cuore è la sede del centro dell'uomo, cioè della volontà. Cioè, tu hai una parola annunciata, ci sono dei segni che ti dicono che quella parola è vera, però puoi aderirvi o non aderirvi. Chi è che fa l'ultimo atto di aderirvi o di non aderirvi? È la volontà. Se voi leggete la Chiesa e cosa dice il Catechismo e cos'è la fede è un atto dell'intelletto che si apre a delle conoscenze che vengono dall'alto, ma siccome quelle conoscenze non ti sono immediatamente evidenti, non sono dimostrabili scientificamente secondo la nostra galileiana idea di scienza, dici, la tomba vuota, hanno rubato Gesù o è risorto come aveva detto? Questa è una scelta che devi fare e questo è un atto della volontà. Allora, sciocchi perché non pensate alle profezie e tardi di cuore perché non aderite adesso, cioè non volete crederci, capite? Ecco perché l'incredulità è un peccato, da confessare. Quando uno non ha la fede pecca, perché è un problema non solo dell'intelletto ma anche della volontà, chiaramente illuminata dalla grazia. Sì, Alessandro. Io volevo una domanda: come la crocifissione, da quanto ne so, a differenza della decapitazione, che era invece una morte più legale, era la morte degli infami, chi è che ruba un cadavere di un infame? Ah, vabbè, come che c'è? No, è questo il c'è il Vangelo. Chi è che Vangelo, afferma, cioè, il Vangelo? Lo spiega il Vangelo di Matteo. Cioè, secondo la diceria che hanno messo in giro le autorità giudaiche, l'avrebbero rubato i discepoli perché?
perché siccome lui aveva detto che sarebbe risorto, dovevano poi andare a far perdurare questa impostura dopo la morte, e quindi lo rubano. Ma a quelli di essere ebrei non gli importava più niente, perché erano eretici, perché andavano appresso al Nazareno. D'accordo? Quindi questo è... Ma questa domanda è ebrei, insomma, questo bisogna andargliela a chiedere a quelli che hanno... perché ci hanno pagato i romani per andare in giro questa cosa qui. È la finale del Vangelo di Matteo, che spiega proprio... E Matteo scrive queste cose, e Luca non le scrive, perché Matteo scrive agli ebrei... Perché il Vangelo di Matteo, come abbiamo visto il primo anno che sono stato qui a Sermoneta, è rivolto alla comunità ebraica, e quindi c'è tutta una serie di particolari che sono proprio diretti alla comunità ebraica. Poi, tornando ai discepoli di Emmaus, quindi dopo che li ha rimproverati, comincia a rievocargli tutte le scritture, 9 del versetto 26. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiega loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Prima parte, quindi capite, la fede nella risurrezione è fondata sulle profezie della scrittura e sulla fede da prestare ad essa. Poi c'è la seconda parte, però non basta ancora. Si fermano in questo villaggio e trattengono Gesù, e quando fu a tavola con loro prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Allora, tenete presente che non vi scandalizzate e non fate pure magari fosse come una volta. Nei primissimi secoli la messa durava, grasso che cola, 10 minuti, 15 minuti. Era proprio semplificatissima, perché si chiamava la fractio panis. Tutto era concentrato su questo gesto dello spezzare il pane, perché era il gesto essenziale che Gesù aveva fatto anche nell'ultima cena. Cioè, nell'ultima cena, non pensiamo che Gesù... Non vi scandalizzate queste cose qui, perché dovete poi capire, adesso la messa è una cosa santissima, perché poi la Chiesa, per amore e per riverenza, mano a mano che cresceva nella comprensione di quello che era, come dire, l'Eucaristia, è chiaro che ci ha, come dire, elaborato una struttura per darle una dignità anche formale ed esteriore, d'accordo? Ma queste sono cose che si sono poi sviluppate piano piano nel tempo, no? Quello che aveva fatto Gesù, fanno la Pasqua ebraica, prende il pane, come si dice, lo spezza, e nell'atto dello spezzare dice: questo è il mio corpo offerto che è per voi, e lo distribuisce fra tutti la comunione. Quindi, capite? Quindi questa cosa in quel contesto era una bomba atomica, quindi era, diciamo, l'Eucaristia così come è stata celebrata nei primissimi tempi. Non cominciare a dire: ah, che bello, così la messa dura, magari la messa durasse 10 minuti, capito? Ecco, però è così, capito? Era così. E che succede? Si aprirono gli occhi e lo riconobbero. Quindi questo è un messaggio molto, molto... Quindi perché? Perché chi è che aveva fatto questa cosa? Questi erano, avete visto, no? Questi discepoli di Emmaus... erano discepoli, qualcuno dice che facevano parte, vi ricordate che San Luca ci parla anche dei 72, oltre che dei 12, cioè loro sanno che le donne sono state, alcuni dei nostri, che sono Pietro e Giovanni, quindi erano amici loro, quindi non c'erano questi all'ultima cena, ma certamente sapevano quello che era successo all'ultima cena, e quindi quando spezza il pane, fanno l'atto di fede, dice: se spezza il pane è il Signore, e un attimo... lo riconoscono e lui sparisce. Quelli che ha capito quanto è importante questo Vangelo, no? Perché ci dice che l'esperienza viva di Gesù risorto è accessibile dovunque, in ogni tempo, in ogni luogo, come? Dall'ascolto della parola e dalla orazione del pane. La Chiesa, proprio ammaestrata da questo Vangelo, la messa di oggi, sapete com'è fatta, no? Ci sono i riti di introduzione che durano poco, segno della croce, l'atto penitenziale e la preghiera. La domenica c'è anche il gloria. Poi che cosa c'è? La prima parte della messa si chiama liturgia della parola, cioè ascolti e c'è chi ti spiega le scritture. E la seconda parte, come si chiama? Liturgia eucaristica, che culmina nella consacrazione e nella frazione del pane, che è il gesto che procede e che precede immediatamente la Santa Comunione.
Quindi comprendiamo, no? L'esperienza di Gesù risorto tu la vivi e la fai quando? Quando vai a messa. Capite quindi quanto è bello e quanto è importante comprendere bene queste cose, no? Questo per quanto riguarda i discepoli di Emmaus. Subito dopo i discepoli di Emmaus c'è un altro edificantissimo episodio, che è l'apparizione di Gesù agli apostoli. Allora, Gesù appare agli apostoli e questo è il famoso episodio del pesce che vi stavo accennando prima. Appare Gesù agli apostoli e quando tornano i discepoli di Emmaus dal Signore, scusate, dagli altri apostoli, e riferiscono loro ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto. Mentre si parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Questo è il saluto del risorto. Pace a voi. C'è sempre così. Perché Gesù risorto dice pace a voi? Perché con la sua morte e la risurrezione si è fatta la pace. L'uomo è tornato in pace con Dio, perché i peccati sono tutti quanti espiati e perdonati da un punto di vista oggettivo. La pace con Dio ti fa ritrovare la pace con te stesso. Quando una persona non trova la pace, questo ricordatelo sempre, se una persona non piglia pace, dice un linguaggio comune, è perché non sta in pace con Dio. Quando una persona si rimette in pace con Dio, si riconcilia, si confessa come Dio comanda, la prima cosa che gusta è una cosa che non ha vissuto mai: profonda pace del cuore. E la morte e la risurrezione di Gesù è il fondamento anche della pace che possiamo ritrovare con tutti. Perché se abbiamo fatto qualcosa a qualcuno, abbiamo il coraggio di chiedergli scusa. E se qualcuno ci ha fatto qualcosa, abbiamo la forza di perdonarlo. Ecco perché Gesù risorto produce, che dice sempre: pace a voi e pace a voi. Anche diciamo che la sua risurrezione è proprio il simbolo, diciamo così, vivo del fatto che tu l'hai incontrato. Chi non sta in pace non sta in comunione con Dio. Questo possiamo veramente, magari non se ne rende conto, non lo sa, non sa di essere in peccato, queste sono tutte quante circostanze soggettive, sono un'altra cosa, no? Ma su questo possiamo stare sicuri: se sta in pace con Dio sta in pace, se non sta in pace con Dio in pace non ci sta, non sa neanche che cosa sia. Stupiti e spaventati credettero di vedere un fantasma. Perché credono di vedere un fantasma? Perché Gesù è entrato a porte chiuse. Capite? Noi questo oggi non lo possiamo capire, ma ricordatevi quello che vi dico, perché state attenti che nell'altro mondo ci ricordiamo molto bene cosa succedono. I corpi glorificati passano attraverso i muri senza incontrare resistenze, rimanendo veri corpi. Dici: ma com'è possibile? Se sapessi com'è possibile, già resti già il corpo glorificato. Cioè, tra quello che noi viviamo oggi e quello che vivremo, noi saremo le stesse persone, ma attenzione, c'è un abisso, cioè. Siamo gli stessi, ma c'è un abisso. Perché le nostre persone partecipano delle proprietà di Dio, tra cui la capacità di passare i gravi senza incontrare resistenza. È una caratteristica dei corpi glorificati che si chiama tecnicamente, teologicamente, la sottigliezza. Come Gesù è passato attraverso i lini, è uscito dal sepolcro senza se lo togliere la pietra, è entrato, anche queste cose Gesù non è che faceva tanto per fare mo facciamo lo splendido, capito? Facciamo. Gesù faceva queste cose per far riflettere. Io faccio queste cose perché il mio corpo è glorificato. T'attento che il corpo glorificato mio sarà il corpo glorificato tuo. Quelle cose, se risorgi nella gloria, le farai pure tu, perché i corpi dei dannati non risorgono così, Voi sapete che risorgeranno anche i corpi dei dannati, il prossimo incontro che faremo con il gruppo giovani. Ma i corpi dei dannati ci avranno solo una cosa: che non possono morire. Ma i corpi dei dannati si portano tutte quante le miserie della vita terrena. Sentono fame, sentono feme, sentono sonno, sono suscettibili di soffrire e saranno torturati per tutta l'eternità
senza la possibilità di morire. Non è una bella cosa. Siamo in tempo di Pasqua, non ci pensiamo troppo, insomma. Ecco. Ma i corpi glorificati saranno comuni di Gesù, mangiano, possono mangiare, quindi godere, potremo, attenzione, qualcuno aveva raccontato che in paradiso si mangia, ma non perché si ha fame, ma si mangia perché si gode della bellezza delle creature buone, che sono le cose da mangiare che Dio ha creato per noi. Qui adesso, se uno non sta attento, a forza di mangiare diventa una balena e se ne va il creatore prima del tempo, oltre che un problema di linea. Ma in paradiso questo problema non c'è. Ok? Quindi non è certamente la cosa più importante. Ma il fatto che Gesù mangia pesce ti fa capire che un corpo glorificato può mangiare, ma non ne ha bisogno. Perché per noi mangiare non è soltanto, dice uno, faccio una bella, cioè un godimento. Se tu non mangi, muori. Cioè, per noi mangiare in questo mondo è una miseria, perché se non c'è da mangiare muori di fame, come tanti nostri poveri fratelli e sorelle povere, capito? In paradiso no, in paradiso mangiare è un lusso, nel senso che è una cosa che se te va è uno dei tanti innumerevoli godimenti che ci saranno in paradiso, tra i più bassi e meno importanti, ma c'è pure quello. Quindi Gesù ha mangiato non soltanto per dimostrargli che era un corpo vero, perché per mangiare i fantasmi non mangiano, avete visto che è il fantasma che mangia, i fantasmi non mangiano, i nostri angeli custodi non mangiano, d'accordo? È inutile che li invitiamo a pranzo perché non mangiano, ecco, i puri spiriti non mangiano, ma i corpi mangiano. Quindi sia per dimostrargli che era un vero corpo, quindi non era un fantasma, quindi non era l'anima di Gesù che è sopravvissuta, ma era un corpo vero, realmente risuscitato, sia anche per fargli vedere che un corpo glorificato può mangiare, quindi per dirgli qualche cosa che va anche oltre l'episodio immediato. Ecco. E Gesù prima di questo dice: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Ancora, capite? Tu dici, ma se io vedessi Gesù risorto, siete sicuri voi se vedessi Gesù? Voi sapete che tutte quante le persone, basta leggere la storia della Chiesa e della mistica, no? Quando c'è un santo autentico, stare attenti, così regolate anche in giro col web, con queste cose qua, o le persone che parlano, che chiacchieroni, ecco. Se uno c'è un'esperienza mistica autentica, la prima cosa che pensa è che si è fatto un goccetto e che sta avendo un'illusione, perché dice, ma ti pare che la Madonna apparì a me? O che Gesù Cristo apparì a me? Già che uno pensa così, al 90% quell'apparizione è autentica, d'accordo? Invece i falsi sono stati una montagna, i falsi veggenti, i falsi missi, eccetera, eccetera. Ah, se bevono tutte le cose che succedono, molte volte è il diavolo che pia a tappare sotto altre, sotto mentite spoglie, d'accordo? Ecco. Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi, e lo toccano, la prima cosa. Perché? Non potete pensare. C'è un'allucinazione. Perché molta gente dice, se mi apparisse Gesù risorto, tu sei sicuro che quello è Gesù risorto? Sapete che ci sono delle malattie psichiatriche? Se volete, vedetevi un bel film, si chiama Beautiful Mind, che è una storia vera, sì. Fatta vedere ai ragazzi, non so chi l'ha vista, è la storia di John Nash, premio Nobel per l'economia. Quello soffriva di schizofrenia. Uno schizofrenico vede, ma vede come voi vedete me, vede una persona che non esiste, ci parla con quella persona, e quella persona gli parla come una persona diversa da lui. Cioè, i meandri della nostra psiche umana sono pazzeschi. Quindi dice, ah, ma se io vedessi Gesù risorto crederei, sei sicuro? Vi ricordate quello che nel Vangelo di Luca Gesù dice nella parabola del ricco cattivo e del povero Lazzaro? Quello gli dice, ah, io sto all'inferno, manda qualcuno a dire che l'inferno esiste. Gesù gli risponde, hanno Mosè i profeti, cioè non la Bibbia, dove c'è sta scritto che l'inferno esiste. Si ascolta e dice, no, che qua che non ci credono a Mosè, ma se va morto dall'oltretomba, che cosa gli risponde Gesù? Se non credono a Mosè i profeti, pure se ci va morto, non serve a niente. Il che significa che pure se ti apparisse Gesù risorto, se tu non c'hai la fede,
comincia a pensare: mi sono scemito, mi sono fatto un goccetto, c'è un'allucinazione, è il diavolo, potrebbero essere tante cose, capite? Perché sono cose comunque che sfuggono, ecco, cioè, capite? Le persone, basta studiare un po' di storia della mistica, che hanno vissuto queste cose qua, c'è molto che dice: beato quello, ha visto la Madonna, ha visto Gesù Cristo. Mica lo so se è tanto beato. Cominciano un sacco di problemi, cominciano, capite? Non pensate, cioè, certamente tante cose belle, ma anche tanti problemi, perché la gente si pensava di essere fuori dai testi. Ma com'è possibile? Cioè, una cosa, sono cose che sfuggono dalla nostra, dal nostro controllo, dalla nostra capacità anche di fare un perfetto discernimento. Quindi non pensate: ah, ma se vedessi Gesù risorto. Se c'è la fede, se c'è la fede va bene, capito? Ma non è che se vedi Gesù risorto ti viene la fede nella risurrezione. È la fede nella risurrezione che ti fa credere che c'è davanti Gesù risorto, è un'altra cosa. È contrario. Così come i miracoli non servono a far venire la fede a chi non ce l'ha, ma servono a confermare la fede di chi già ce l'ha. Capite? Perché, cioè, che capite? Cioè, immaginate, no? Quante volte sentite dire, cioè, se uno va a Lanciano, noi ci siamo stati, non so chi di voi ci è venuto, poi ci stanno i reperti scientifici, ci siamo stati, tu sai che lì c'è sta un pezzo di pane che è diventato carne, gli hanno fatto l'analisi, è un pezzo del pericardio, sono 1200 anni che sta lì. E mo ci hanno messo tutte quante le camere iperbariche, la protezione. Noi sappiamo che c'è scienza questa qua, cioè che se tu metti un pezzo di carne, la fai sta all'aria, le donne lo sanno molto bene, per 3 giorni quella va in putrefazione. Non è possibile, cioè una cosa inspiegabile da un punto di vista. E come mai che tutta Italia non va messa tutti i giorni, tutte le domeniche, e non fanno tutti la comunione? Come mai? Anche chi è nato lì chiappa la domenica dopo, non va più a messa. Tu sei matto, sei, no? Cioè, se tu ci credessi sul serio, sei matto, sei. Capito? Quello è un segno forte. Però è un segno che uno dice: ma sarà, non sarà. Cioè, che capite? Non è, cioè, se tu non stai ben disposto, chiaro che Gesù fa il compito suo. Ma qui noi siamo nell'orizzonte della fede. Ma sapete perché? Mi siete mai chiesto in ultima analisi perché Gesù ha fatto queste cose qua? Per lo stesso motivo di cui vi parlo in continuazione, pure la messa di prima. Perché Dio c'ha figli, non c'ha schiavi, vuole che tu ci metti del tuo. Se noi ci avessimo la dimostrazione assoluta, incontrovertibile, la nostra libertà non ci sarebbe più. Cioè, tu non puoi, cioè, dici: io non voglio credere al teorema di Pitagora. Se non credi al teorema di Pitagora, ah, se sei analfabeta è un discorso, ma se tu hai studiato, tu non puoi non credere al teorema di Pitagora, se no ti prendono e ti rinchiudono al manicomio, capito? Perché tu devi starci, puoi passarci un mese a fare tutti i triangoli, i rettangoli, tutte le dimensioni possibili. Se ci fai il quadrato dei cateti, qualunque sia che i lati sono 5 cm per 3 o 100 km per 50 km, al quadrato sull'ipotenusa è sempre uguale alla somma degli altri due. Puoi stare fino al giorno del giudizio universale a fare questo esperimento, per cui non ci puoi non crede. Cioè, tu non c'hai la libertà di fronte al teorema di... A me non mi piaceva tanto la matematica, perché mi sentivo soffocato. Dico: io voglio fare la filosofia, devo pensare, devo sentirmi libero. E là mi sentivo oppresso, mi sentivo, perché che ti vuoi dire a quello? Che non posso dire che non è vero, capito? Mi sentivo in crisi, mi sentivo. Ecco. E Dio si tratta così. Cioè, se non avesse inventato la fede, cioè tu c'hai degli indizi, c'hai delle spie, c'hai delle cose, ma rimani libero di dire di no. Ecco, quindi queste sono cose importanti. Quindi, cioè, ci siamo fatti tutto l'incontro su questo, non fa niente, insomma, no? Però queste cose devono stare, quindi capite anche voi che siete qui, no? Ogni tanto qualcuno mi dice: ma come mai le persone non seguono, non si coinvolgono? Perché sono libere. La libertà è croce e delizia, perché è il fondamento della nostra dignità. Guardate, Dio non vuole tra i suoi schiavi. Gli schiavi ce li ha solo il diavolo, gli schiavetti negri, quelli che acchiappa e poi se li tiene. Dio non ce l'ha. Tu ti metti dalla parte sua se vuoi, come vuoi, in quanto vuoi, fino a quando vuoi. Cioè, io quando parlo con la gente dico: io sono felicissimo,
a me non mi obbliga nessuno a fare le cose che faccio. Io sto qui oggi, che qualcuno mi viene a controllare se faccio come mio dovere, metto a disposizione ai miei fedeli un incontro approfondito del Vangelo. No, lo faccio se lo voglio fare. Se non lo fa, io non sarei manco obbligato a dire la messa, lo sapete? Un prete non è obbligato a dire la messa, eh? Il prete è obbligato a dire il breviario, ma la messa è raccomandata. Per cui se io la messa non la dicessi, voi andate dal vescovo a denunciarmi di Don Ordine, non dice la messa. Il vescovo dice: pregate, perché io non lo posso obbligare, perché nel diritto canonico la messa è raccomandata. Per cui io non sono obbligato a dirla. Capito? Se io oggi mi impazzisco e mi metto a fare il matto, io lo potrei fare tranquillo, non mi fermerebbe nessuno, eh? Non c'è nessuna, cioè non è che Dio ti prende e dice: ah, no, fermo, te lo... no, no, no. Invece, se tu stai dalla parte del diavolo, ecco perché dobbiamo pregare, che hai fatto una montagna dei peccati, sono 50 anni che non ti confessi, e quindi stai dalla parte sua, appena vai dalla parte sua, il diavolo ti prende e ti mette le griffie addosso, ti mette le catene, non fino al punto da impedire la tua libertà, chiamata dal Signore, di dire: basta, svolto la vita, mi confesso e cambio. Ma questo è molto difficile, però non è che lo fai così, e se non ci interviene la grazia di Dio, questa cosa non è possibile. Questa è la dottrina della Chiesa, eh? La conversione è una grazia che la persona deve accogliere, ma se Dio non ti dà quella grazia, una volta che tu ti metti dalle parti della mano del demonio, non ne esci più. Cioè, una persona che non sta in grazia vive in una condizione simile a quella dei dannati. Una volta che uno va all'inferno, all'inferno non arriva la grazia, eh? Se tu vai all'inferno, l'inferno è eterno, non perché Dio vuole che tu sia torturato per tutta l'eternità, ma perché se il diavolo ti mette le mani sopra, non ti lascia più, capito? E tu non c'hai la forza, il potere, cioè, capito? E sapete le storie dei santi? Padre Pio veniva ammazzato di botte dal diavolo perché Dio glielo permetteva. Cioè, noi non abbiamo la, non possiamo vincere, capite? È più forte di noi. Per cui se tu passi dalla parte sua, sei morto. Ci vuole la grazia di Dio che ti dia la possibilità di uscirne. Se tu fai un atto di volontà, per questo che ho detto, tante le persone che vanno a confessarsi o che cominciano a... Voi tutti quanti che state qui, siete tutti quanti graziati. Ci avete messo del vostro. Perché all'offerta del Signore avete detto sì, ma se non c'era quella cosa, voi non stavate qua, eh? Io non stavo dove sto. Con la differenza tra i figli e gli schiavi. Capito? All'inferno sono tutti gli altri schiavetti, i demoni. Se lo sapete che il numero uno dei demoni, c'è una gerarchia di sotto, ma il numero uno dei demoni è Satana, lo sapete perché? Perché è più forte di tutti, e perché se qualcuno fiata lo attrippa. Sono terrorizzati tutti quanti gli altri demoni. Cioè il regime dell'inferno è il terrore. Se volete capire un po', se avete lo stomaco forte, vedete un po' delle serie o delle cose che parlano di mafie, camorre, eccetera, eccetera. La mafia e la camorra sulla terra sono la rappresentazione dell'inferno, il boss, il terrore. Se tu sgarri, te sparo, sei morto, te sta zitto, non fa niente. Quello è la rappresentazione terrena dell'inferno, è quella. Con Dio non è così, Dio non spara a nessuno. Vuoi stare dalla parte sua, vuoi vivere felice, vuoi vivere in grazia, vuoi vivere sereno, vuoi vivere tranquillo, vuoi vivere in pace, benvenuto, se lo vuoi. A te ne vuoi andare, figlio al prodigo, Luca, buon viaggio. Buon viaggio certamente con tanto dolore, evidentemente, no? Perché non è che Dio è contento se ci vede andarci a rovinare, ma non viola la nostra libertà. Ecco perché c'è la salvezza mediante la fede. Dietro questo c'è San Paolo. San Paolo avrebbe scritto nelle lettere, se resto qualche altro anno, fine di Vangelo, cominciamo pure con le lettere di San Paolo, se vuole tutte cose, ma lì San Paolo fa una testa così: la fede, Dio ci ha voluto salvi mediante la fede, perché la fede ti consente di conservare questa libertà. Se tu non ci avessi la fede, non ci avresti nessun merito, non avresti nessun concorso nell'opera di salvezza che Dio ha realizzato per te, ma dove ci devi mettere il tuo? Tutti questi racconti ce ne danno la dimostrazione. Le ultime parole di Gesù, dopo che ha mangiato il pesce, che dice, questi, immaginate la faccia, no? L'hanno toccato. Ma questo mangia pure il pesce, dice. Acci picchia. Immaginate la faccia, no? Ecco. Ma come conclude? Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi.
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei santi. Quindi dopo aver fatto vedere che era lui, allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture, come ai discepoli di Emmaus. Ecco perché San Girolamo diceva l'ignoranza delle scritture, l'ignoranza di Cristo, e perché Papa Francesco, qualche anno fa, ormai comincia a essere datato, perché disse: se mi volete fare contento, leggete ogni giorno un po' di Vangelo, con la sua consueta semplicità. Però dice bene, e disse: così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare da morte il terzo giorno, nel suo nome saranno predicati a tutte le genti, vedete la firma di San Paolo, a tutte le genti, l'apostolo delle genti, la conversione e il perdono dei peccati, però cominciando da Gerusalemme. Tanto Gerusalemme l'avrebbe rifiutata questa predicazione, l'abbiamo sentito in questi giorni durante le letture della prima lettura della messa: poiché rifiutate il nostro annuncio e non vi ritenete degni della salvezza, noi andiamo dai pagani. Parole di San Paolo. Di questo voi siete testimoni, e io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Anche questo è un particolare di San Luca. Voi sapete che San Luca ha scritto anche gli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli cominciano con il racconto dell'ascensione, con cui si chiude il Vangelo, e subito dopo il capitolo che parla della Pentecoste, subito dopo la Pentecoste i primi passi della vita della Chiesa. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzati le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia, stavano sempre nel Tempio rodando Dio. Vedete, l'atto di adorazione. Ormai sono certissimi che quello è il Signore risorto, e da poco, di lì a poco, avrebbe cominciato la missione della Chiesa. Bene, oggi direi che ci fermiamo così, la prossima volta andiamo a vedere la parte prima della passione, che dobbiamo ancora verificare insieme. Ok? Domande? Bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, che sempre, secoli. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci conceda la sua pace e la vita eterna.